attualmente siamo a Broadway perché oggi c'era una dimostrazione legata al movimento Occupy Wall Street, in questo caso Occupy Broadway. C'era da ieri sera, infatti noi eravamo qui anche ieri sera e abbiamo fatto delle riprese a riguardo, chiedendo delucidazioni su come funziona il movimento, contro cosa protesta. We're here at Occupy Broadway, part of the Occupy movement, and some very creative people put this together. I'm not one of the people that put it together, but I knew about it, I came to support. I'm with the Occupy Wall Street Journal, so we're passing that out. We're just trying to inform the public that there are many facets to this movement, and we occupy spaces and try to get democracy to regular people, but we also occupy public spaces to bring true theater and grassroots theater and singing and all sorts of other stuff to entertain the public. And not necessarily, it doesn't always have to be Mamma Mia or all these commercial theaters, but people's theater is also just as important. Occupy Wall Street Journal. We're coming. Occupy Wall Street Journal. Here you go. It's a leaderless movement by design, right? They don't want the, you know, every time there are decisions made, they form you know, a group and decide what they're going to do. Yeah. This is Occupy Broadway. where we've come up to occupy public-private space on Broadway and bring free theater to anybody that comes by for 24 hours straight. This is Occupy Broadway, and we're bringing Occupy Wall Street and all of us to Broadway and using performance and creativity to get our message out there. Cercando anche di capire un po' come è organizzato. Well, there's website connection, ganyc.org, which is General Assembly. And what we're doing is every day people are meeting in person and talking. Not everybody shows up every time, but they're having General Assembly meetings. Perché in un precedente video io ho fatto riferimento al sito occupywallstreet.org riguardo al fatto che il possessore del sito, colui che l'aveva registrato, l'aveva fatto in una suite a Los Angeles, in un albergo lussuosissimo, normalmente legato alle riunioni di business. E quindi io mi ero chiesto come mai fosse... È una cosa abbastanza singolare il fatto che un sito che coordina un movimento che va contro le banche, contro appunto i poteri forti, contro il sistema del debito, sia stato registrato in un luogo del genere. It's collectively organized. A couple people took the lead for asking people to help, but then every meeting is collective. This one is all performances. It's 24 hours of performance. Yes, from yesterday at 6 to tonight at 6. And one of the things we're talking about is the public squares here. This big building up there got lots of tax breaks, lots of discounts, because they made this public use space here. So legally, the people are supposed to be here. Okay. But a lot of people don't know that. Okay. So we're raising awareness. La diatriba era nata anche un po' sul funzionamento del movimento con gli altri ragazzi della pagina di losai.net, che trovate anche su Facebook. Su questo argomento c'è stato un commento sul mio precedente video di un mio amico abruzzese molto interessante, e lui diceva:
i poteri forti, più che cercare di controllare e coordinare questi movimenti, magari stanno cercando di screditarli, perché è molto facile prendere un sito, registrarlo in una situazione abbastanza anomala per le tematiche trattate dallo stesso sito e poi far trapelare la notizia e mettere la pulce nell'orecchio, diciamo, nella comunità della rete che in questo periodo, in questo momento storico è molto brava a far uscire fuori queste cose. E questa secondo me è una riflessione importante, perché io devo ammettere che parlando con queste persone, innanzitutto non tutte fanno riferimento a quel sito, anzi molti non lo conoscono neanche, molti sono davvero autonomi, dicono di coordinarsi con gli amici, con quello che sanno e con le notizie che trapelano veramente da internet. E sotto questo aspetto io ho notato una certa consapevolezza al riguardo. È chiaro che c'è anche tanta ignoranza riguardo a determinate tematiche importanti, come sono per esempio il sistema del debito, il signoraggio. In questo movimento fluiscono moltissime persone che protestano per tanti aspetti diversi. I've seen that truck and there's an anonymous truck, and I'm not sure those are like actual trucks, because they're supposed to be sort of underground organizations, you know? Yeah. And I don't think they're actually driving those trucks around. I do know we use that truck to like transport a lot of goods around. Like, we had some food here earlier and that truck brought it and we, you know, unloaded it. So it might be, I don't know whose truck it is exactly. That is my friend's truck. Oh. And it's his political statement. Okay. His action. Oh, okay. He's making it look like it's the WikiLeaks coming around, but it's right now full of, you know, our food and our snacks and the things we need to stash in a truck. But he started that art. It's an art project for him, and he started it before the movement began, and he's just been using it since. Recently, he was arrested. Oh. They took the truck. They took it away, but he was able to get it back. Quello che volevo dire al riguardo, soprattutto ai ragazzi della pagina di Rosai, con cui ormai abbiamo uno scambio di vedute, e ecco, loro hanno fatto alcune riflessioni nei loro precedenti video e un sondaggio, mi sembra, sulla loro pagina di Facebook, come raggiungere un bacino più ampio di persone sulle tematiche che tratta il sito stesso, quindi il signoraggio, il sistema del debito, le scie chimiche e così via. Yeah, the credit and the loans. We're against the fact that the banks are making so much money off of people. Yeah. And they, you know, they foreclose mortgages on people. I mean, it's just, they were given all this money. They've been supported by the government and they're just funneling away money. So, yeah. Per raggiungere un bacino più ampio di persone bisogna evitare di avere la verità rivelata in bocca, porsi tante domande, questo sicuramente, ma non essere troppo aggressivi e anche nel tirare le conclusioni nei confronti di certi movimenti e cose di questo genere. Anche se c'è tanta disinformazione, come ho già detto in altri video, non solo in uno, in questi movimenti non ci sono solo dei numeri o delle pecore, per così dire. Ci sono persone che magari hanno la voglia veramente di superare determinate difficoltà e cambiare il mondo che magari sta andando un po' a puttana. You're just a fool.